Comunque, questa signora si chiama Angela, detta Lina, è una donna in carriera, beve e purtroppo una sera è in giro con gli amici, le ritirano la patente e quindi da donna in carriera è costretta a diventare donna in corriera. No, non solo, ma siccome per aspettare la corriera va sotto la pensilina e a causa del ritiro della patente è anche molto pensierosa, la canzone si intitola Cosa pensilina sotto la pensilina. È così, è così. Uno, due, quattro. Che cosa pensilina sotto la pensilina mentre leggi il Corriere della sera alla mattina? Che cosa pensilina sotto la pensilina se una donna in carriera che aspetta la corriera? Tutte le mattine ti vedo passare con quel completino di Dolce & Gabbana, sempre elegante, sempre puntuale. Con quell'incedere quasi regale, che cosa nascondi sotto l'occhiale? Dentro la borsa di pregiato serpente, da 2 settimane non c'è più la patente. Cosa è successo, cos'è capitato? Al volante ubriaca ti hanno beccato e forse non era un episodio isolato. Che cosa pensilina sotto la pensilina mentre leggi il Corriere della sera alla mattina? Che cosa pensilina sotto la pensilina se una donna in carriera che aspetta la corriera? Sabato sera con tutti i tuoi amici in discoteca e tutti felici. Ti sei scolata qualche bottiglia e sotto banco anche qualche pastiglia. Lo sguardo era fisso, uno sguardo di triglia. Poi verso casa sulla tangenziale sei stata fermata dalla stradale. Prego signorina, soffi qua dentro. È una cosa da niente, addio Porsche Cayenne, addio alla patente. Che cosa pensilina sotto la pensilina mentre leggi il Corriere della sera alla mattina? Che cosa pensilina sotto la pensilina se una donna in carriera ti aspetta la corriera? Quanto eri bella quel dì prima di bere così. Io non pensavo che tu guidar non potessi più. Ma che cosa pensilina sotto la pensilina mentre leggi il Corriere della sera alla mattina? Che cosa pensilina sotto la pensilina se una donna in carriera che aspetta la corriera? Che cosa pensilina sotto la pensilina mentre leggi il Corriere della sera alla mattina? Che cosa pensilina sotto la pensilina se non arriva la corriera? Stai lì fino a stasera. Grazie, pensilina di Cinelli e Zani, perché questa l'ho scritta in collaborazione con Enrico Zani, che fa parte di un duo che si chiama Gli Amici di tua moglie. Non è uno scherzo, no, esistono davvero, è veramente un gruppo cabarettistico che si chiama così.